Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo episodio di Mitopia. Se vi siete persi i precedenti episodi, sotto in descrizione vi ricordo che trovate i link per andare a recuperare gli altri episodi. Detto questo, noi stiamo inseguendo il Duca del Male che è scappato a Est. Quindi ragazzi, io vi chiedo sempre un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e iniziamo subito. Signora Lightning, attendete un momento. È il principe War... Ah no, è Voldemort. Sono Voldemort, membro della Guardia Reale. Vi apprestate a varcare i confini del vicino regno di Aridosso. Siate prudenti, mia signora. Missione compiuta. Devo fare ritorno al castello. Quindi il vostro... Cioè, è venuto a dirmi cosa? Cioè, perché sei venuto? Voldemort, perché sei venuto? Per dirmi di fare attenzione, grazie. Lo so da me che devo fare attenzione. Lo so da me. Effettivamente è perché si è scomodato. Riprende la nostra avventura. Finalmente una locanda, ragazzi. Effettivamente questo percorso è stato abbastanza lungo, quindi serve un po' di riposo. Eccoci, siamo ai confini di Veldalboria. Davanti a noi ora si stende la terra di... Aridosso! Chissà che razza di posto sarà. Non vedo l'ora di scoprirlo. Ma il principe Wario è il principe di Aridosso, quindi ho la vaga sensazione che secondo me lo ritroveremo in giro. Beh, secondo le voci Aridosso è... Cosa? Dai, spara! Beh, ecco, non voglio rovinarvi la sorpresa. E dai, non si fa così. Beh, comunque, diamo il nostro addio alla landa di Veldalboria. Diamo il benvenuto alla terra di Aridosso. Non ho capito che cosa voleva dire Carmelo. Se era una cosa in senso positivo o in senso negativo. Prendiamo a una nuova avventura. Oddio, voi avete questa voglia di brindare, ragazzi. Io non sono tanto sicura che sia un bel posto. Oddio, che cosa sta succedendo, ragazzi? Alla locanda? Oh mio Dio! No, che è successo qui? A quanto pare non te la stai passando bene. Il duca del male Tom Nook è comparso mentre dormivi e ha rapito il resto del gruppo. No, raga, è una tragedia. Perfino io non so dove si trovino. Ma se ti sbrighi, potresti ancora riuscire a salvarli. Non c'è tempo da perdere. Ma? No, raga, ho perso anche la mia armatura. Ah, dimenticavo, ha bloccato i tuoi poteri con una maledizione. Come se non fosse abbastanza, Cosa? Cioè, tutti i soldi spesi. Affrontarlo in queste condizioni sarebbe un'impresa disperata. Quindi ti concederò un nuovo potere. Sono una divinità con i fiocchi, ammettilo. Ti sembra il momento di scherzare? Ho anche aggiunto qualche nuova classe come omaggio della casa. Una nuova classe? Gatto, diavoletto e scienziato. What? Bene, è ora di mettersi in marcia, Maga Lightning. Ho scelto il mago perché è forte. Il gatto e il diavoletto, raga, boh. Nel frattempo... No, i miei amici! Dove a Civerbola siamo? Ricordo che il duca del male è piombato nella locanda, ma poi buio totale. Deve essere stato quell'essere ignobile a rinchiuderci qui. Un momento, dov'è Lightning? Non c'è traccia di lei. Lightning sa badare a se stessa proprio adesso che io e Link stavamo per fidanzarci. Sarà già sulle nostre tracce per salvarci. Sì, hai ragione. Possiamo sicuramente fidarci di Lightning. Beh, mi hanno tolto tutto, raga. Mi hanno tolto tutto. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Sono a livello 1. Che bello. Io che mi sono allenata per fare questa avventura, ma il duca del male mi riporta... A livello 1. Mi viene da piangere.
vedo l'eremita. C'è All Might. All Might, solo tu mi puoi salvare. Deserto di Aridosso. Lightning è sordito dal caldo. Comunque almeno mi hanno lasciato il cavallo. Non sarà mica un miraggio? No, sembra vero, mi riposerò un attimo. Cosa stai facendo? Forse pensava che ero uno sgabello nel deserto. Che dolore. Si è seduta sugli aghi. L'abbiamo visto tutti. Ok, una locanda. Medaglia ottenuta per 30 tipi diversi di cibo. Non succede nulla. Un nuovo compagno. Sì, ragazzi, ho bisogno di un compagno. C'è qualcuno alla porta. Viaggiare da soli non è il massimo, vero? Già. Mi dispiace averti fatto attendere. Ho invitato qualcun altro a unirsi a te. Oh mio Dio, raga, ora non so a chi imitare. Non ero mentalmente pronta a questa cosa. Signore e signori, il nuovo arrivato è Winnie the Pooh con la classe da diavoletto. Non chiedete perché. Non lo so nemmeno io. Mi ha preso alla sprovvista questa scelta. Ciao Winnie! Comunque, se non lo sapete, ragazzi, io adoro Winnie the Pooh. È uno dei miei cartoni preferiti. E l'ho guardato veramente da quando ero super super piccola. Ci sono veramente legata. Sono Winnie, un diavoletto. Non so se sarò all'altezza, ma ce la metterò tutta. Tranquillo, Winnie. Che bello. Winnie the Pooh fa parte del team. Winnie ha le prime armi, quindi aiutalo più che puoi. Ok, non è che io sono tanto esperta. Ti ho trovato altri due compagni di viaggio. Dovrebbero essere qui a momenti. Viaggia con il tuo nuovo gruppo in attesa di salvare quello precedente. Oh! All Might, ragazzi! Ma dove è finita? Che strano, non lo trovo più. Andiamo, deve pure essere qui da qualche parte. All Might! Oh, sei tu! Finalmente, ragazzi, abbiamo rincontrato il nostro eremita. Ho sentito delle tue imprese, sai? Hai addirittura salvato un intero regno. Niente meno! Un lavoro eccellente. Beh. A proposito, non è che per caso hai visto una lampada qui intorno? No. Capisco. Sai, è un oggetto molto importante e l'ho perso. Più che importante, forse dovrei dire pericoloso. Se dovessi trovarla, non toccarla assolutamente. Chiaro, una lampada. Che cavolo sei, Aladino? Fai molta attenzione. Mi sembra Aladino, raga. Una lampada. Che dobbiamo fare con la lampada? Oh, qui c'è sto tizio, ragazzi. Non mi ricordo più a che cosa serviva. Cioè, non mi ricordo che ruolo aveva Megamind. Va bene, io e Pooh andiamo, raga, ma parliamone. Pooh diavoletto, raga. Vi prego. Parliamone. Non si può guardare. Comunque vado verso il basso. Strada facile, strada facile. Decisamente strada facile. Siamo ancora troppo deboli per fare la strada ardua. Allora, proviamo fuoco. Vediamo il diavoletto che fa. Ah no, questa è... non c'entra. Ma che fa? Sbaglia bersaglio. Va sotto la guardia. Perché mi prendo sempre mamma Lucky nel team? Cavallo, sei l'unico decente che mi è rimasto in team. Cosa? Perché c'è Winnie gigante? Oh? Non sto capendo. Ah, era solo un sogno. Ok. Io mi addormento così, come se niente fosse. Viva la libertà. Danno i numeri, raga. Sarà il caldo del deserto? Sarà il caldo, sicuro. Allora,
Secondo me il fuoco fa veramente tanti danni su un cactus, cioè una pianta viene bruciata, quindi... Però il cactus è una pianta che sopporta il caldo, vabbè, comunque l'abbiamo uccisa a dettagli, l'abbiamo decisamente uccisa a dettagli. Forcone molesto? Beh, non è così male il diavoletto, raga. Non è così male il diavoletto. È carino. E comunque Winnie the Pooh è troppo kawaii, raga. È dolcissimo, guardatelo in faccia. Cioè, come potete prendere sul serio Winnie the Pooh diavoletto? Con quella faccina sorridente. Oh, finalmente abbiamo trovato una locanda. Vediamo se si aggiunge un nuovo compagno. Raga, ma non ho pensato ai membri da aggiungere, perché non pensavo si potessero aggiungere altri membri. Eccolo, è arrivato il nuovo membro. Ragazzi, il nuovo arrivato è Shrek Gatto. Non so quello che vi devo dire. Vi giuro che non lo so. Dopo Winnie the Pooh e Shrek, non lo so, raga. Shrek Gatto. Sarà il posto giusto questo. Io mi chiamo Shrek. E tu sei? Mi chiamo Lightning. Fantastico. Non vedo l'ora di cominciare questa avventura. In versione gatto è bellissima, raga. In versione gatto è bellissima. Vai col cavallo, Shrek. Tu stai bene nelle stalle, quindi non mi lamenterei. Ah, devo iniziare a comprare equipaggiamenti. Ah no. No, perché io compro sempre le caramelle. Ne ho 17, compri sempre caramelle. Cosa te ne fai di tutte queste caramelle? Però siamo un bel team, raga. Siamo un bel team. Allora, caro Megamind. Un momento laggiù. Chi ha una voglia perenne di giochi e divertimento? Io, il solo e inimitabile Mr. Quiz. Ecco chi. Mi dai l'impressione di una persona molto perspicace. Vuoi metterti alla prova con chi è? Uno dei miei quiz. Vai, voglio provare il quiz. Bene, allora diamo inizio allo spettacolo. Chi è? Allora, mi farà tre domande. Domanda 1. Chi è Winnie? Ah! Gli ha tolto la parrucca, raga. Questo è Winnie. È quello Winnie. Gli ha tolto tutto. Mio Dio, difficilissimo questo quiz. Chi è Link? Allora, ho questo. Ho questo. Non so se ho sbagliato, raga. No, era lui, aveva ragione. È che avevo paura che mi prendesse in giro. Non era semplice. No, voglio riprovare. Mi piacciono i quiz. No, non andartene. Volevo riprovarci. Che sfiga, raga. Che sfiga. Vabbè. Proseguiamo. Beh, raga, non vi offendete, però Shrek è pesante. Winnie the Pooh a livello di peso non scherza nemmeno. Ehi, Shrek, ce l'hai un grido di guerra per caricarti in battaglia? Ma certo! Sono un orco! Perché è tipico di Shrek dire io sono un orco! Vabbè, non l'ho fatto bene, però... Sempre che mangia, già disarto! Gnam gnam! Per tutte le papille gustative. Che combinazione perfetta di carne e verdure. Una sinfonia per il mio palato. La carne è così tenera e succulenta da darmi i brividi. Oasi lussureggiante. Vabbè, era talmente troppo lunga la parola che ci ho impiegato una vita a leggere. Oh, salve. Vi presento, sono Charizard Gourmet Nomade. La cucina di altissimo livello mi salta oltre ogni possibile misura. Devo assolutamente condividere questa gioia con te.
Grazie, grazie. Il kebab, quanto è buono il kebab. A voi piace il kebab? Fatemelo sapere sotto nei commenti se vi piace il kebab. Allora ragazzi, per oggi terminerei qui questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un piccolo commento e seguitemi anche sui social. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti.